la torta di mele al cucchiaio, che è buonissima, perché è una purè di mele a cui poi si aggiunge la. Oggi Benedetta prepara una buonissima torta di mela. Ma buongiorno a tutti. È un ottobre talmente bello che questa mattina mi sono messa fuori a prendere il caffè. Si sta divinamente bene e soprattutto non ci sono le zanzare, perché poi già dal primo pomeriggio in avanti è un disastro. Comunque, ieri è stata veramente una bella serata. Sono andata a vedere le nozze di Figaro da sola e me lo sono goduto dal primo momento all'ultimo, un'opera bellissima. Tra l'altro, se avete tempo qualche pomeriggio, magari siete in macchina, provate prima a leggere un po' il libretto, perché sennò non capite niente, e ascoltarla, perché secondo me in assoluto è l'opera più bella che sia mai stata scritta. È buffa, è piena di colpi di scena, piena di battute, di cose che succedono, sembra quasi una commedia dei nostri tempi. E quindi è stata veramente una bella serata e niente, ancora ho nell'aria questa musica. Allora, ho intenzione di fare la torta di mele al cucchiaio, che è buonissima, perché è una purè di mele a cui poi si aggiunge la farina, che poi viene cotta al forno. C'è Snoopy? Amore, lo so che vuoi uscire, adesso usciamo, un secondo, eh? Dicevo, vi faccio vedere. Eccole qua, tutte le mele. Sono 2 kg di mele a cui ho aggiunto 150 g di zucchero e 150 g di burro, un po' di cannella, un po' di limone. Adesso li faccio cuocere, ma tanto, vedete che il burro è ancora a pezzi. La faccio cuocere mezz'ora, un'ora. Dopodiché faccio raffreddare, aggiungo le uova e la farina e la metto in forno. Una roba pazzesca. Se questo video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al canale.